Tamara Ghiandoni, 20 anni, nata a Riccione. Esatto. Parlami di te, chi sei, della tua biografia. Allora, praticamente diciamo che io ho iniziato appunto con il liceo artistico, ho deciso di prendere questo indirizzo artistico perché sin da piccola sono sempre stata una bambina che amava stare da sola, passare comunque la maggior parte del tempo da sola, non perché non riuscissi comunque ad avere un atteggiamento positivo, ad avere un fattore umano con le altre persone, ma perché amavo osservare comunque da esterno, quindi farmi un'idea, avere una riflessione su quello che vedevo, su quello che vivevo, quindi diciamo un lato artistico già sin da piccola. I miei genitori ovviamente non erano molto propensi a questa scelta nei miei confronti, proprio perché la vedevano come una cosa che non avrebbe portato a nulla, quindi preferivano sicuramente cioè che avrei preso una decisione a livello di studio molto più importante per poi arrivare in futuro a fare qualcosa di più importante. Ovviamente io ho deciso, come giusto che sia, che un ragazzo debba scegliere quello che vuole, per poi avere nella vita quello che vuole e crearsi una situazione che sia quella che vuole lui, quindi essere se stessi, prendere le proprie decisioni. Se poi ho sbagliato, amen, cioè bisogna sbagliare per avere comunque un'esperienza e sapere di che cosa si parla. Molto spesso tu sai bene che soprattutto tra gli adulti ricorre come dire, impara l'arte e mettila da parte. Bisogna raggiungere un ruolo, un qualcosa che porti ad una sicurezza. Ma di quale sicurezza vogliamo parlare? Cioè tu che sei una ragazza giovanissima, come vedi questa sicurezza a cui tutti i grandi anelano, ma in realtà poi non sono in grado forse di darla questa sicurezza? Sicuramente parlo, dato che comunque sono una ragazza, 20 anni, parlo molto per quello che mi hanno sempre detto i miei genitori, quindi di cercarmi un posto statale o comunque un posto dove ti davano il contratto a tempo indeterminato, quindi uno stipendio fisso di tot, tutte queste cose per avere una sicurezza. Il punto è che oggi cosa c'è? Già che va tutto un po' al contrario, che queste sicurezze è impossibile cercarle, è quasi come se non esistessero più. E anche se magari all'inizio ti dicono, certo, è un contratto a tempo indeterminato, c'è caso che poi ti lasciano a casa per un'evenienza, per un qualcosa che succederà. Quindi, cioè, loro molto spesso i grandi tendono a parlare per quello che hanno vissuto loro, quindi una loro situazione che ai tempi andava bene, c'erano tempi d'oro. Magari anche quando i miei genitori erano più giovani, c'era lavoro ovunque e tutto quanto. Adesso è una situazione completamente diversa ed è un po' come se loro volessero che tutto tornasse fuori come prima. Quindi, cioè, come si può vedere, molto spesso i grandi non sono affini con la tecnologia, proprio perché per loro la tecnologia è stato uno sbaglio. Cioè, l'aumento della tecnologia, la tecnologia che sta diventando sempre più raffinata, più grande, per loro è un errore che sta facendo il mondo. Però il mondo sta andando avanti, non possiamo tornare noi indietro. O andiamo a passo con il futuro che sta arrivando, o rimaniamo indietro e ci tagliano le gambe. Anche perché, appunto, come dici, la tecnologia sta facendo dei passi talmente avanzati, pensiamo all'e-commerce piuttosto che Esattamente. alle vendite e gli acquisti, quindi online, per cui viene a deficitare quella che è la richiesta, no? Di impiegate, commesse e tutto quello che è un mondo che sta piano piano sparendo. Riccione era, quella volta Riccione indaga sul passato, ma sul presente. Di che cosa vogliamo parlare? Un ragazzo a Riccione, una ragazza come te, come potrebbe, ecco, trovare lavoro, riuscire magari a ripristinare quel tempo che fu in cui il lavoro c'era iosa? Allora, sicuramente un po' come sto facendo io e come ho fatto anche l'anno scorso, trovare lavoro a Riccione, anche il più banale dei lavori, è molto complicato, proprio perché
è come mettere un annuncio di lavoro in una città di 50.000 abitanti con la maggior parte abitanti ragazzi della mia età. Quindi uno riesce ad entrare in questo lavoro, gli altri rimangono fuori. Quindi tocca andare a cercare fuori e poi magari ci sono comunque tutte situazioni che creano l'impossibilità. Io vengo al momento da due genitori che sono disoccupati, quindi ovviamente è una situazione un po' difficoltosa a livello economico. Io ho 20 anni e ancora purtroppo non ho la patente. E per quanto voglia farmela la patente, ho fatto anche dei lavoretti, per la mia malattia non riesco a concludere il tempo lavorativo. Quindi per me è molto complicato. E questo non solo per me, questo si sta un po' ricreando in molti giovani, anche perché se guardiamo anche il tasso di percentuale della mia malattia si sta aumentando. Stress emotivo, fisico. Stress emotivo fisico che sta aumentando dovuto anche a una sorta di disistima Esatto. coltivata sin da piccoli, perché è un ambiente in cui quasi si tende a allontanare i giovani dall'idea di diventare anche indipendenti. Esattamente, esattamente. Viene proprio tolta l'indipendenza a un giovane, o comunque viene tolta la possibilità a un giovane di crearsi la sua realtà. Quindi, dato che comunque io non riuscivo a crearmi la mia realtà con il mondo tradizionale, ho deciso di andare a passo con il tempo che sta venendo, quindi a passo con il futuro, con Riccione che sta diventando un po' il futuro. Quindi mi sono creata una mia realtà attraverso un progetto di marketing relazionale. Ovviamente si lavora online, ma offline, anche perché si cerca di ricreare quella possibilità lavorativa, quindi a livello economico, di lavorare con il cellulare, visto che ormai tutti possediamo un cellulare, e allo stesso tempo creare quelle relazioni che mancano, quindi creare quell'empatia con una persona che si è appena conosciuta e creare finalmente, nuovamente, quello che si chiama il fattore umano, interessarsi alla persona, conoscere la persona e soprattutto farla parlare, quindi fare emergere quello che è la persona, quali sono i suoi sogni, i suoi obiettivi, quello che ha da dire, quello che tiene dentro, tutto, quindi creare delle relazioni. Mi capita di parlare con molti giovani della mia età e anche più piccoli e nessuno ha più voglia di sognare, nessuno ha un sogno, nessuno ha più un obiettivo, come se si fossero spenti. E quando viene proposta comunque questa opportunità, questo nuovo progetto, che a Riccione è nuovissimo, è come se avessero paura, come se ci fosse, non lo so, un demone dietro di me mentre gli parlo che li spaventa. E questo è bruttissimo perché ciò significa che la società ha avuto un impatto grandissimo sulla mente di un giovane, a tal punto da spegnerli proprio emozionalmente. La mentalità distruttiva e negativa, basta accendere il telegiornale e E c'è all'ora di tutto pranzo negativo, è tutto tutto negativo. negativo, tu mangi queste parole perché tu lo sai benissimo che ciò che si dice è anche qualcosa che si assume e quindi mentre magari si pranza ci riempiono la testa di questa crisi. Parliamo della crisi, cos'è la crisi per una ragazza di 20 anni? La crisi è sicuramente quando inizi a mettere il piede nel mondo, quindi verso i 18 anni, quando ti dice una persona adulta c'è crisi, tu la vedi come, oh mio Dio, cioè ti spiazza completamente, anche se in quel momento non lo capisci realmente cosa significa crisi, anche perché ormai quando metti il piede fuori da casa tua a 18 anni non sai niente. Perché purtroppo non ti hanno dato la possibilità di conoscere, a meno che tu non sia una persona a cui piace conoscere, senza che ci sia qualcuno che ti guida, tu metti piede nel mondo e non sai niente, quindi non sai neanche che cosa significa crisi. Però quando un adulto ti dice che c'è crisi, quindi te ne parla negativamente, tu assumi negatività e l'aumenti, cioè la raddoppi questa negatività. Quindi è un po' come se ti dicessero. Non so, che in quel momento è morto qualcuno di importante. In questo caso la crisi a me dà il senso di è morta una società.
E quindi porta E chiaramente quindi a una porta. forma di depressione, per cui una malattia psicosomatica, perché Esattamente. sappiamo che è tutte le malattie sono di origine psicosomatica. Un Assolutamente. ragazzo oggi a Riccione cosa fa durante la settimana? Tu mi hai detto che hai lasciato la scuola, anche perché la scuola non ti dà più risposte, non ti dà più un futuro, così come la famiglia, tra virgolette, è chiaro che non si generalizza, però. Diventa un problema. La tua giornata o la tua settimana, unitamente ai tuoi coetanei, cosa fanno i ragazzi a 20 anni a Riccione? Allora, mi viene da parlare un attimino per me in questo momento perché io mi vivo la giornata a 20 anni diversamente magari dalla maggior parte dei miei coetanei. Quindi io durante la settimana lavoro, cerco di appunto crearmi le mie possibilità che non mi danno e me lo creo io, quindi lavoro, lavoro, lavoro e molto spesso mi tengo magari la domenica libera. E mi viene da appunto anche da dare uno sguardo a quello che fanno i miei coetanei. Per la maggior parte, vabbè, la mattina vanno a scuola. Il pomeriggio escono con gli amici, comunque quasi fa male vedere quando i miei coetanei escono perché per la maggior parte stanno attaccati al cellulare. Quindi si creano una realtà virtuale, non badano molto a chi hanno intorno e a crearsi comunque queste relazioni empatiche, emozionali, che sicuramente un cellulare non ti può dare su questo livello. Durante la settimana la passano così, monotona, sempre uguale, non vedo molte differenze, non vedo qualcuno che fa qualcosa di differente. Il weekend ovviamente seratone, magari ti viene da pensare che molti giovani passino appunto il sabato sera tra cena, aperitivo e discoteca. Il punto è che anche questo è diventato un mondo a parte, un mondo sbagliato, perché ormai la discoteca non si vive più come luogo di divertimento, ma si vive come luogo d'ansia. Quindi un giovane vuole andarsi a divertire, ma trova magari risse, trova cose sbagliate che non, che secondo me non fanno bene a un giovane d'oggi, perché oggi i giovani sono molto ingenui. Gli manca quel pizzico in più di cioè riflessione, dovrebbero riflettere un po' di più, e quel pizzico di maturità, manca proprio la crescita personale. Tu pensi che la crescita personale cominci proprio da uno slancio di dolore, di sofferenza? Cioè, questi ragazzi forse hanno tutto, hanno troppo, hanno genitori che comunque, grazie al lavoro che c'è stato, che sicuramente c'è ancora, perché insomma parliamo di Riccione, di una realtà dove ci sono alberghi, ristoranti, l'estate c'è tantissima gente. È chiaro che questi ragazzi, un po', ecco, quando tu mi parli di cena, discoteca, tutto ha un costo, e bene o male questo costo viene, come dire, sovvenzionato da genitori che però probabilmente li fanno vivere in maniera troppo ovattata, non sanno cosa significa, ma anche perché quanto la società dà possibilità a un giovane di trovare lavoro. Si parla di stage, si parla di, e quanto questo ragazzo può dare un contributo a questa società che evolve. Assolutamente penso che molti genitori sbaglino in questo momento. C'è il genitore che ha le possibilità, ma al figlio non gli fa percepire il fatto che quello che vuole se lo deve comunque guadagnare. Quindi io ti do una mano, però tu poi devi fare. Quindi se vuoi andare in discoteca, vuoi spendere tot, magari ti aiuto, però cerca di crearti quel qualcosa anche tu. E invece molti genitori sbagliano, non lo fanno, gli danno tutto quello che vuole. E Il come ragazzo. fanno questi ragazzi a trovare lavoro se tutto, come dicevi prima, è ritardato? Probabilmente appunto si cerca di affidarsi alla scuola che dovrebbe dare quelle 8 ore di pratica. In questo caso si parla di stage. Il punto è che lo stage, cosa succede? Questo magnifico stage si inizia in molte scuole all'incirca al quarto anno. Molto tardi, al quarto anno hai già 17 anni, comunque hai già passato 3 anni di scuola, di studi teorici e sì, magari in teoria eccelli, però poi quando si tratta di mettere le mani nella cosa è un po' diverso, cioè cambia un po' la canzone. E il quarto anno penso sia veramente troppo tardi. Il fatto che poi appunto inizia questo stage, i ragazzi mettono le proprie ore in pratica, ma non vengono retribuiti.
un po' come se il mondo del lavoro approfittasse di queste ore di un ragazzo, perché ovviamente si ha una persona in più che lavora, ma non si paga, quindi non viene retribuita. Un ragazzo la va a pensare dopo anche in maniera negativa, dice: perché devo sprecare le mie ore se poi non mi viene neanche riconosciuto il fatto che stia facendo quelle determinate ore? Quindi diciamo che lo stage è costruito in maniera totalmente sbagliata. Un ragazzo già ai momenti della scuola viene demotivato, demoralizzato da questo mondo del lavoro, partendo anche dal presupposto che viene fatto al terzo anno uno stage teorico. Cosa vuol dire stage teorico? Cosa vuol dire un anno di stage teorico? E dopo cosa significa mettere al quarto anno, a fine scuola, perché viene, mi sa che inizia verso maggio, la fine di maggio, mettere questo stage lavorativo? Non ha alcun senso. Allora sarebbe meglio, magari dal terzo anno, visto che nella maggior parte delle scuole inizia il periodo di studio dove tu hai scelto l'indirizzo da fare, quindi che sia un alberghiero, che sia un artistico, che sia una qualsiasi scuola tecnica, allora dal terzo anno al quinto viene tolta la teoria, quindi non so, magari fai un giorno a settimana di ore scolastiche teoriche, però le altre le metti sul mondo del lavoro, quindi pratica, tanta pratica. E ovviamente vieni retribuito, perché va bene imparare, ma fare il volontariato è una decisione che poi viene dal ragazzo, quindi se gli dici che obbligatoriamente deve fare queste ore di pratica, poi le retribuisci. Anche perché un ragazzo poi prende coscienza del fatto che sta facendo un buon lavoro. Viene retribuito, viene riconosciuto. La riconoscenza è una cosa che emotivamente fa tanto, perché da positività aumenta l'autostima. Il ragazzo ha sempre più voglia di fare. Non vede l'ora di fare. Se non viene retribuito, non viene riconosciuto, è un po' come se tu gli dicessi che sta buttando delle ore o che comunque le ore che sta facendo non sono abbastanza per avere un riconoscimento. E poi comunque cade nella frustrazione di dover sempre dipendere dai genitori, da qualcuno che Esatto. poi, voglio dire, assumono molto spesso una forma quasi, tra virgolette, ricattatoria nei confronti di queste Esatto. giovani vite. Riccione è una città, una piccola città che ha molta arte in sé. Creatività. Ho parlato, intervistato Maddalena Fano Medas, che è una grande artista, certamente di un'età differente dalla tua, e lei da un lato è demotivata per quello che è l'arte in sé, lei non crede più in quello che possono essere anche le possibilità future artistiche. Mi diceva che a Riccione ci sono tantissimi artisti. Dove sono questi artisti? E soprattutto come si esprimono a Riccione? Penso che gli artisti si siano un po' rinchiusi in casa anche loro. Cioè, Riccione avrebbe tantissimo potenziale, questo l'ho sempre pensato anch'io. Se solo il comune o comunque qualcuno facesse settimanalmente una mostra, un qualcosa, o mettere, non lo so, nuovi giovani artisti, quindi incentivassero anche i giovani a mettersi nel mondo dell'arte, quelli a cui piace mettere le mani nell'arte, mettere il cuore nell'arte, l'anima nell'arte, incentivarli, fare delle piccole mostre in cui lui mette i suoi lavori appena fatti, che sia fotografia, che sia dipinto, qualsiasi cosa, sarebbe molto importante. Oppure anche comunque persone più adulte che hanno questo tipo di passione, incentivarle Anche perché assolutamente con progetti, mostre, qualsiasi cosa. l'Italia è imperniata di arte. L'Italia è patrimonio d'arte, tutto, cioè ogni angolo dell'Italia è un patrimonio d'arte. Si detiene una percentuale altissima di opere d'arte, di artisti, artisti
da tutti i punti di vista, dal punto di vista musicale, scultoreo, ma di tutto e di più. E il problema è sempre lo stesso. Esistono i famosi dinosauri che piuttosto, parafrasando appunto un attore in un film molto famoso, piuttosto tendono a mandarti via dall'Italia. E l'Italia sta sempre più invecchiando. Una ragazza di 20 anni, rispetto a questo, immagino che tu voglia anche creare una famiglia, avere un figlio un domani, come può immaginare, per esempio nel suo ambito, quello creativo, artistico, che è il più bello e il più rinomato in Italia, in quanto nel mondo si parla di arte, ma quanto gli artisti vengono valorizzati e quanto nel futuro possono veramente diventare indipendenti, amando proprio il loro talento. Io penso che per come stiamo andando avanti, appunto, il fatto che l'Italia quasi vuole mandare via i giovani, cioè quasi li costringe, magari non vuole, però quasi li costringe, è una cosa che sicuramente avrà tanto impatto anche nel mondo artistico. Chi ha passione per la musica qua in Italia non può trovare assolutamente uno spazio per sé, non può crearsi la propria strada, viene quasi denigrato dalla società. Un artista qualunque, comunque che si tratti di fotografia, dipingere, non lo so, anche fare scultura, qualsiasi cosa, qua in Italia non creerà mai quel tipo di impatto da dire wow. Perché quasi appunto il fatto che sta invecchiando sta diventando molto, molto una realtà piatta qua in Italia, non si darà mai quel valore giusto, potente, da poter dire a quella persona: resta in Italia, crea le tue cose, crea la tua arte, falla vedere a tutti, perché farai ricrescere un qualcosa, farai rinascere qualcosa di emotivo. Qua viene un po' come se l'Italia fosse un rametto e ci fosse qualcuno che lo vuole spezzare, e lo spezza. Si sta sgretolando tutto. Quindi penso che, cioè io parlo anche personalmente, ho avuto un momento dove pensavo: Riccione mi sta stretta, voglio andare via da Riccione. Parlando proprio del mondo del lavoro, parlando del sistema scolastico, parlando del sistema proprio in sé generale, che non fa uscire le vere potenzialità di un ragazzo. Ho pensato anche di andarmene, ho pensato di andare a Londra, ho pensato di andare in Danimarca, ho pensato di andare in Norvegia, cioè mi sono fatta tantissime idee, tantissimi viaggi mentali per poter uscire fuori da questa realtà che è Riccione, che comunque è anche molto l'Italia in sé, ma in questo caso Riccione, casa mia. Cioè voler scappare da casa propria è una cosa tragica, che non penseresti mai, perché un ragazzo che vuole scappare da casa propria significa che sta vivendo una realtà disagiata. Quindi non so neanche futuristicamente vederla in maniera positiva, questa Però cosa. comunque, nonostante tutto, perché purtroppo questo sta accadendo, e io dico sempre dal piccolo al grande, Riccione, come tanti altri paesi e città in Italia, soffrono di questa mancanza, una mancanza che dovrebbe invece diventare un pieno per quelle che sono le generazioni che dovranno poi portare avanti un paese, una città, una nazione che sta andando sempre verso un declino voluto, ma voluto dalla stessa gente. Tu prima parlavi di musica, a Riccione un tempo era tutta musica, i locali fino alle Certo. 2, alle 3, alle 4, addirittura mi dicono che era tutto un continuo fino ad arrivare a fare Dal colazione anche, pomeriggio sì. in poi era E tutta poi a un musica. certo punto si spegne, ma si spegne perché c'è una volontà politica, una volontà mentale collettiva di spegnimento. Da che cosa dipende? Tu sei una che analizza, per cui da che cosa dipende? Secondo me dipende da una mentalità collettiva, nel senso che sì, la politica ha messo la sua, quindi parlando anche comunque del comune di Riccione, quindi il sindaco, quell'entità politica, ha impresso nella mentalità collettiva di tutte, quindi le persone, questa cosa di invecchiare. A me sembra molto così, cioè è come se il comune, la sindaca, volesse che Riccione invecchiasse.
Quindi mettendo un coprifuoco, togliendo la possibilità appunto di divertirsi, perché va bene, la musica sarà alta, è un po' troppo alta, ma perché no? Cioè, cosa dobbiamo fare? Siamo giovani, se non viviamo di arte, se non viviamo di musica, di che cosa viviamo? E come spegnerci i sentimenti? Come spegnere quella cosa che ci fa liberare? Quindi un po' come prenderci l'anima e buttarla per terra e calpestarla. Tu hai Cioè. avuto un momento particolare nella tua vita in cui ovviamente hai pensato, nonostante la tua giovane età, di mollare tutto, e questa è una cosa che sta diventando virale ed è pericolosissima, perché appunto spezzare dei rami. Da quel momento in poi di massima, così, massimo dolore, tu sei risalita. Questa forza chi te l'ha data è oggi. Se tu volessi lanciare un appello ai giovani venendo da un percorso di grande sofferenza, cosa diresti? Io sicuramente ho avuto questa rinascita particolare in maniera molto autonoma, cioè per quanto in quel momento avessi sentito questa voce, che a me sembra essere stata la voce di mio nonno, che mi ha fatto rinascere, e mio nonno ovviamente è morto quando io avevo 5 anni, quindi ero molto piccola, ma ho sempre avuto quel tipo di legame tanto forte con lui, che in quel momento di buio. È come se lo avessi sentito veramente, veramente tanto vicino. Ho sentito la sua voce che mi diceva di rinascere, perché non potevo lasciare a questa giovane età comunque il mondo intero. Cioè, la vita è importante, è un bene prezioso. Abbiamo una sola vita, abbiamo una sola possibilità per costruirla e per rendere noi stessi al 100%. Quindi perché mollarla? Quando faccio gli appuntamenti per questo progetto, a me viene da dire quasi ti prenderei a schiaffi, perché è impossibile che tu a 20 anni non abbia un sogno, un obiettivo. Se non ce l'hai, createlo. Createlo, perché è totalmente impossibile a 20 anni non avere un sogno, non credere in se stessi e non credere nelle proprie potenzialità. Se la società ti dice che vali zero, tu prendi a schiaffi la società e digli che vali 100, ma che vali 1000, che vali 5000. Perché anche il fattore, solo il pensiero del fatto che il lavoro ti dica che tu un'ora vali 5 euro è una cosa impossibile, è un errore orribile pensare di valere per un'ora 5 euro, ma anche 3, ma anche 4, ma anche 8. Il tuo valore è inestimabile, il valore di una persona è inestimabile, la vita di una persona, i sentimenti di una persona sono beni inestimabili e calpestarli è una cosa orribile. Quindi un messaggio che voglio dare ai giovani, proprio anche per vissuto personale, è che possiamo fare tutto. Volere è potere. Se lo sogniamo, lo possiamo sicuramente fare. Magari non capiterà dall'oggi al domani, ma se ti metti tutti i giorni con costanza, con perseveranza, con tanta determinazione, puoi creare tutto, tutto, tutto quello che vuoi lo puoi creare. Quindi mi sento di dire questo. Io ti ringrazio e chiaramente hai toccato corde molto particolari, perché in realtà il tuo è un appello che viene da un percorso che può essere sicuramente un faro per i giovani. In chiusura, come intendi tu divulgare il tuo lavoro e questo grande messaggio di relazione, di rapporti umani, di contatto umano, nonostante la socialità che bene o male ti impone il web, ti impone questa macchina, tra virgolette, infernale, ma che potrebbe dare anche un futuro, come giustamente dici. Esatto, io sicuramente quello che ora è il mio progetto lo sto divulgando per la maggior parte via social, perché visto che ormai la vita la si pone su un social, sfruttiamo questo social, assolutamente. Il punto è che poi il social mi fa un po' da mezzo, perché quello che voglio creare poi lo voglio creare empaticamente, quindi ho bisogno di avere la persona davanti, di fargli tante domande, di conoscere la persona, di parlare delle nostre storie, perché è da lì che comunque si crea quella scintilla che fa nascere il rapporto. Quindi sicuramente la divulgazione via social, via network è molto importante, però poi appunto c'è il fattore umano, il fattore relazionale, quindi face to face.
Quella volta Riccione attraverso te inizia il percorso di futuro, quindi quella volta continua ad ascoltare un passato bellissimo, un passato che tu non hai visto, ma che però agli atti attraverso le testimonianze, infatti quella volta Riccione va ad intervistare persone che hanno creato la meraviglia che è stata Riccione, e tu insieme al tuo team sicuramente puoi rappresentare una parte di quel futuro che deve poter avere il giusto sfogo, quindi più musica, più arte, più collaborazione, interazione tra i giovani e le amministrazioni. Esattamente, esattamente. Con il mio team comunque cerchiamo di creare anche il collegamento, parliamo con tutti, dai ragazzini agli adulti, perché appunto si crei anche un rapporto tra passato e futuro, quindi una collisione che a livello anche pensieristico è una cosa importantissima. C'è le varie opinioni, magari c'è quell'adulto che la pensa come il giovane, che appoggia le idee del giovane, o comunque si crea quella sorta di conflitto positivo che fa crescere. Cioè, il giovane può insegnare all'adulto e l'adulto può insegnare al giovane. Quindi, secondo me, e sicuramente sarà così, io con il mio team costruirò una cosa veramente potente, sono sicura di volerlo fare, sono sicura di poterlo fare e ce la farò a fare questa cosa perché è un momento di rinascita. Se non rinasciamo da qui, come facciamo? Un po' come la Fenice, rinasce dalle proprie ceneri. Noi dobbiamo fare così, rinascere da quella che al momento sembra una realtà morta, rinascere. Per trovare il tuo team, per relazionarsi con te, come si può fare? Attraverso appunto i social, comunque i miei contatti su Instagram, Quindi io vado, Facebook. Tamara Ghiandoni. Giandoni, e poi sono in contatto con te, quindi tu poi gli Assolutamente. spieghi esattamente come si svolge il tutto. Esattamente. Oppure comunque se c'è la possibilità di incontrarsi per strada ho dei bigliettini, quindi assolutamente è molto semplice arrivare a me. Perfetto, allora io ti ringrazio, quella volta Riccione ti ringrazio, sicuramente avremo modo di ritornare su questi temi perché sono fondamentali. Grazie Grazie. mille a voi per l'opportunità.